Davanti al comune di Tradate è stata inscenata l'ennesima manifestazione da parte di un nutrito gruppo di richiedenti asilo presenti presso la stessa cittadina, con un obiettivo, quello di avere il rilascio, di ottenere il rilascio della carta d'identità. Ho avuto modo di approfondire in giornata con il prefetto le circostanze che hanno portato costoro a fare questa pretesa e ne emerge uno scenario molto preciso. Una buona parte dei richiedenti, nel caso specifico, ha avuto già il diniego rispetto al riconoscimento dello status di profugo. È chiaro che questo inizia un percorso ulteriormente grave, perché la richiesta del riconoscimento della residenza, nel caso specifico d'ottenimento della carta d'identità, pur in presenza di un diniego a cui è stato posto in questo caso ricorso presso il Tribunale, significa che hanno colto costoro una debolezza da parte del sistema italiano. Presidente, non voglio sottolineare che cosa significa l'avere in circolazione migliaia, il rischio è decine di migliaia di carte di identità in mano a gente che oggettivamente non ha alcun diritto di essere presente come profugo riconosciuto come avente diritto alla protezione sussidiaria sul nostro territorio nazionale. Il prefetto assicura che nel momento in cui costoro dovessero avere in mano un foglio di via, i documenti verrebbero ritirati. Io sfido chiunque a immaginare come possano essere ritirate queste carte d'identità una volta rilasciate. Avremo però, se questa circostanza non viene fermata, in circolazione sul territorio nazionale, e voglio sperare non oltre, carte d'identità legittimamente, legalmente rilasciate dai nostri uffici di Stato civile, con quale uso e con quali rischi? Questo è un vero e serio problema che pongo e credo realmente il legislatore, in questo caso il governo, debba prendere in seria considerazione questo fatto.